Possiamo dire che quando una tecnologia di nicchia diventa accessibile al grande pubblico abbiamo a che fare con un cambiamento epocale. Sicuramente non siamo ancora a questo livello, ma in particolare c'è una casa automobilistica che sta seguendo un percorso in questa direzione ed è Toyota, che ora presenta una nuova vettura da segmento C, la Toyota Auris Hybrid Touring Sport. Come abbiamo detto, l'alternativa Toyota è offrire prodotti ibridi alle masse, dobbiamo partire da un dato fondamentale, il prezzo. L'Auris Touring Sport in versione ibrida con cambio automatico, che probabilmente sarà quella più venduta rispetto a benzina e diesel, ha un prezzo di listino di 24.000 euro. Insomma, non sono pochi, ma non è neppure inaccessibile. Secondo studi recenti, le persone che scelgono una vettura ibrida guardano innanzitutto i consumi e le emissioni, ma anche lo stile di vita che rappresenta. E a livello di efficienza c'è da dire che l'Auris Hybrid Touring Sport emette solo 85 grammi per chilometro di anidride carbonica. Da non sottovalutare poi la grande capacità di carico, da 530 arriva fino a 1660 litri, una station wagon a tutti gli effetti, anche se in casa Toyota preferiscono chiamarla Touring Sport. La station wagon ha una storia che ha avuto momenti di più belli e meno belli, in alcune fasi era un puro strumento di lavoro molto spartano, poi è diventato, diciamo così, la prima proposta innovativa, anticipando i monovolume e gli SUV, quindi una proposta un po' trendy, diciamo così, sul mercato. Ha avuto insomma una serie di alti e bassi. Noi oggi vogliamo reinterpretare questo concetto perché riteniamo che ci sia spazio all'interno di una proposta ormai che si è arricchita moltissimo. Chi preferisce le motorizzazioni canoniche rispetto all'ibrida ha comunque una buona scelta, che va dal 1.6 benzina al 1.4 e 2.000 diesel. Cinque posti comodi e tanto spazio a bordo, o all'occorrenza due posti in più per ospiti dell'ultima ora. Ecco la 500L Living, una L che si allunga per famiglie numerose o per chi desidera solo una 500L ancora più funzionale e versatile. Con 20 cm in più, la 7 posti più compatta del mercato, si trasforma all'occorrenza in una vera zona living, un moderno e confortevole soggiorno su quattro ruote. È funzionale, molto funzionale, quindi assolutamente paragonabile a un monovolume di segmento medio, pur rimanendo compatta in termini di dimensione, lunga soltanto 4,35 m. Quindi è una vettura che ha sicuramente la potenzialità di parlare, di rivolgersi ad una clientela molto ampia. Cambiano le dimensioni, ma non la proverbiale agilità della multivagon, come amano definirla in casa Fiat, grazie alle sospensioni posteriori riviste e alla nuova barra stabilizzatrice all'avantreno. 4,35 m è più compatta di una station wagon, ma con tanto spazio a disposizione anche per i bagagli. 638 litri con 5 posti e addirittura 1.007 con i soli posti anteriori, con la possibilità di alloggiare oggetti voluminosi ed anche lunghi oltre 2,5 m. Gli ultimi due posti dietro si ripiegano sul fondo del pianale, lasciando un ampio spazio piatto per valigie e quant'altro. Per i motori il più adatto appare il 1.6 diesel da 105 cavalli, sufficientemente brillante e molto parco nei consumi.
Nella living non manca nulla, dalla telecamera posteriore per i parcheggi all'evoluto sistema di infotainment. E anche sul fronte della personalizzazione ha il suo ruolo la verniciatura bicolor della carrozzeria e le 282 combinazioni di colori per gli interni ed esterni. Il prezzo è di 19.200 euro, al lancio è prevista la Opening Edition, tiratura limitata a 500 esemplari, che ha 2.500 euro di accessori compresi nel prezzo, oltre ad un interessante piano di finanziamento che prevede un tasso di interesse molto basso. Ecologia, mobilità, futuro. Se molti italiani si continuano a chiedere quando riuscirà il paese ad abbandonare i motori tradizionali causa incentivi e infrastrutture ancora poco cospicue, le case di produzione si avvantaggiano portando sul mercato proposte eco-friendly piuttosto mirate. Tra queste Ford, il marchio dell'ovale blu infatti, dopo aver consegnato nel 2012 oltre 1 milione di Focus nel mondo, mantenendo anche il primato di vendita a livello europeo, si avvia alla produzione di auto elettriche in Europa. Puntando ovviamente sulla bestseller del marchio. La nuova Focus Electric, già prodotta dal 2011 nel Nord America, ora sarà assemblata in Germania e sviluppata nell'ambito della strategia globale One Ford. Zero emissioni con un motore elettrico da 145 cavalli alimentato da batteria agli ioni di litio, in grado di raggiungere la velocità massima di 135 km orari. L'autonomia per questa versione green è di 162 km controllabili in tempo reale tramite l'interfaccia digitale SmartGauge, che calcolerà i chilometri rimasti sia in base all'energia ancora disponibile che allo stile di guida di chi si mette al volante. Bastano 4 ore di sosta per fare il pieno, al garage sotto casa o alla colonnina, dove attivato il sistema di ricarica integrato da 6 kW6, la Focus Electric sarà pronta a ripartire. Simbolo del lusso di classe, Range Rover Sport rappresenta uno degli ultimi veri prodotti auto che nel tempo ha saputo evolversi, restando in linea con la tradizione e il suo faro ispiratore, Range Rover. Oggi si presenta rivoluzionata nel look, addirittura quasi evochizzata, a metà strada tra la vera e unica maestosa Range Rover e la campionessa dello charme, nonché di incassi, Evoque. All'interno è il solito salotto inglese extra lusso, abitabilissimo e decisamente al top in fatto di comfort. Completamente rinnovato nel telaio, nella meccanica e nell'elettronica, Range Rover Sport è ora disponibile anche nella configurazione a 7 posti. E rispetto alla precedente versione è più leggero, la massa scende di 420 kg, a tutto vantaggio dell'agilità e delle prestazioni. Questa versione è più lunga, più larga e più aerodinamica della precedente e mantiene inalterate le caratteristiche off-road che tutti apprezziamo. Il sistema di sospensioni pneumatiche varia automaticamente fra due altezze di marcia e il sistema Terrain Response 2 seleziona automaticamente il programma più opportuno. Una funzione attivata da sensori, anche questa automatica, alza il veicolo di 35 mm quando necessario e le sospensioni possono essere ulteriormente estese di altri 35 con comando manuale. I motori disponibili sono 4 al vertice il 5 litri vuoto benzina da 510 cavalli, capace di coprire lo 0-100 in 5 secondi e 3. E 3 diesel il V6 da 3 litri disponibile in due versioni, 258 e 292 cavalli. Tutti i motori sono abbinati alla trasmissione automatica ZF ad 8 rapporti e controllo elettronico capace di cambiate in appena 200 millisecondi. Insomma, questo nuovo lussuoso SUV è un concentrato di tecnologie progettato per affrontare con disinvoltura percorsi finora inaccessibili.
Allora, vediamo insieme le nuove tecnologie imbarcate su nuova C4 Picasso. È costituito da due schermi, uno schermo in basso tattile e uno schermo più in alto 12 pollici HD per tutte le visualizzazioni. Partiamo dallo schermo inferiore. Da qui il conducente può mappare veramente l'auto come vuole. C'è una serie di pulsanti, anche loro tattili all'estremità, sui quali può intervenire per giudicare e quindi andare a cambiare tutte le procedure dell'auto. Climatizzazione, molto semplice, va a cambiare tutta la parte climatizzazione andando ad abilitare anche la parte posteriore, perché il nuovo C4 Picasso è dotata di bocchette posteriori attive. La parte auto, dove può andare a modificare tutti i sistemi di sicurezza che poi vedremo a livello di AFIL, quindi sistema di sicurezza di carreggiata, sorveglianza angolo morto, sistema di fari abbagliante automatici, quindi tutto quello che è la sicurezza attiva dell'auto. Naturalmente intrattenimento, quindi audio, MP3, radio, può giudicare, funzione jukebox, l'auto può caricare una serie di file, quindi file musicali, direttamente all'interno del sistema audio. Tutto questo è molto semplice e veloce, con un semplice tocco va a modificare ogni situazione dell'auto. Un'altra particolarità dal punto di vista della sicurezza attiva, possiamo vederla insieme, la cintura attiva ha tre funzioni principali. Nel momento in cui si parte va a tendersi per andare a ben aderire al corpo del conducente. Durante la guida, se il conducente va a oltrepassare le righe di carreggiata, va leggermente a vibrare per avvertire che si sta uscendo dalla carreggiata senza aver messo la freccia, quindi non è un'azione voluta, ed interviene soprattutto in caso di avviso di rischio incidente, quindi quando si avvicina troppo all'auto che ci precede va a serrare notevolmente la cintura in modo da preparare il conducente a un eventuale urto. Anche il quadro strumenti 12 pollici HD può essere mappato secondo le esigenze del cliente con un piccolo comando sul volante. Vediamo in questo momento la parte destra con gli strumenti base, quindi contagiri e temperatura dell'acqua. Dicevamo, con un piccolo comando il cliente può di volta in volta o caricare una foto personale, quindi avere come sfondo una foto che può caricare direttamente nel sistema, oppure avere il riporto della navigazione anche nella parte alta dello schermo e così via, media, quindi eventuale radio o MP3 che in quel momento sta ascoltando. Guida, sono le informazioni di sicurezza, quindi sistema di allerta sulla distanza di sicurezza, per quindi tornare allo strumento. Quindi vediamo che all'interno il nuovo C4 Picasso è veramente adattabile ad ogni cliente. La modularità interna di C4 Picasso arriva anche al sedile anteriore. Con un semplice movimento lo si può abbattere per fare un comodo tavolino durante le situazioni di viaggio, piuttosto che per inserire dal bagagliaio delle cose molto ingombranti e molto lunghe. La modularità del sedile continua, nei lunghi viaggi la persona accanto al guidatore può avere veramente a disposizione un appoggio a gambe, quindi per avere veramente un viaggio di prima classe. Non capita spesso di poter guidare una supercar al limite in un circuito tra i più importanti al mondo, però farlo è molto facile. Basta partecipare ad uno dei numerosi eventi del calendario Audi Driving Experience, il programma dedicato dalla Casa dei Quattro Anelli a clienti e appassionati del marchio, che permette di vivere una giornata emozionante e migliorare le proprie abilità al volante. L'ultimo appuntamento si è svolto in una location d'eccezione, l'autodromo del Mugello, dove sotto la guida di piloti professionisti della casa di Ingolstadt abbiamo potuto cercare e trovare il limite dell'Audi più desiderata, l'R8, nell'ultima evoluzione R8 V10 Plus. In pista con noi un atleta abituato alle altissime velocità, Armin Zöggler, il migliore di tutti i tempi nello slittino con 2 medaglie olimpiche, 6 medaglie d'oro mondiali e 10 coppe del mondo in palmarès. Mi trovo veramente molto bene, ho imparato anche in questa giornata molto,
con tutti questi esperti che lo hanno dato i consigli. Dopo aver effettuato un'attenta ricognizione del tracciato toscano, abbiamo potuto lanciarci in una serie di giri veloci, in cui abbiamo scoperto le carte migliori della nuova Audi R8 V10 Plus, i 550 cavalli e la coppia di 530 Nm del suo V10 aspirato da 5,2 litri vengono scaricati al suolo in maniera più fluida dal nuovo cambio doppia frizione Setronic a 7 rapporti, che ha sostituito il precedente robotizzato di derivazione Lamborghini ed ha permesso di abbassare il tempo di accelerazione 0-100 a soli 3 secondi e mezzo, mentre la velocità massima è salita a 317 km orari. La R8 V10 Plus è così ancora più efficace sia su strada che in circuito. Parola di Dindo Capello. Una macchina che si modifica a seconda delle esigenze del guidatore. Quando vuoi spingere una macchina super sportiva, quasi da competizione, quando vuoi usarla come una normalissima vettura, mettiamo in comfort e guidiamo in città o su strade statali a 50 all'ora senza nessun problema e soprattutto con un comfort paragonabile a una vettura di diversa classe. Un emozionante giro da passeggeri al fianco di Dindo Capello sulla R8 LMS Ultra, la versione da corsa della supercar dei quattro anelli, è la ciliegina sulla torta che conclude la nostra giornata all'Audi Driving Experience. Una giornata vissuta davvero al massimo.